vuole essere raccontato e spesso quando siamo in posti così belli non ce ne scordiamo. E questa sera ringrazio tutti gli ospiti, ci sono amici che vengono a dare conferenze praticamente di tutto il paese, c'è il sindaco, c'è il subprefetto, c'è il ministro D'Incà, ci sono tante autorità civili e militari che le volevo ringraziare veramente con un abbraccio per la vicinanza che hanno sempre dimostrato al nostro paese. Li conosceremo tutti uno per uno. Sono gli autori dei libri finalisti, i nostri Big Five. Antonio Pasquale, Claudio Bacà, Elena Francanelli, Daniela Ranieri, Bernardo Giannoni. Buonasera e benvenuti. E soprattutto conoscenza, visto che ci siamo, siamo mortali, utilizziamo il tempo che abbiamo per conoscere meglio chi siamo. Vorrei ringraziare chi ha fatto questa motivazione per la sua forza, la sua bellezza. A questo scrittore ignoto sono profondamente grato. C'era quella definizione di Flaubert, se non sbaglio, cerca di vivere una vita più tranquilla possibile per essere più scatenato possibile quando scrivi. Ma i libri e le parole sono e possono essere la nostra porta per entrare in contatto con la realtà. Sono molto curiosa invece di sapere come i giovani di oggi si approcciano alla scrittura, ma lo facciamo annunciando proprio chi ha vinto il premio Giovani 2022, Alberto Bartolo Barsalona, con il racconto La Spartenza. Io sul momento non me ne vengo, mi viene in mente solamente tanta ricerca e studio, letture su letture, non riesco a scrivere sulla pagina bianca. Raccontarla, non sentirci soli e non lasciare soli quelli che sono la cuore. L'aspetto romanzesco di questo libro è dato da questo gioco di ricorrenze, di specchi, di coincidenze, di cose che si parlano l'una con l'altra e sono tenute insieme dalla voce del narratore. Radare aggiornato di Tutti i miei baci, edizioni Ponte alle Grazie. Parla anche del miele della vita, parla di gatti, di profumi, parla di tutto quello che rende il mondo un posto più clemente e vivibile. Parla di giustizia e di ingiustizia, di nobiltà d'animo. Le nostre parole resteranno, anche quando non ci saremo più. Buonasera, Bernardo Giannoni. Ma racconta sempre la stessa cosa, che il tempo va avanti, va raccontato. Bisogna cercare di salvare il salvabile prima di scomparire. Perché proprio una farina fra tutti gli animali? Ho semplicemente detto, perché una farina? È così originale, così sconosciuta, che mi dà una carta talmente bianca che posso veramente inventare un personaggio così come... Ho ricostruito in qualche modo un intero inventando, nel senso latino di invenire, cioè proprio di appunto di trovare. Vincitore della 60ª edizione del premio Campiello è Bernardo Giannoni. È passato appunto un minuto da quando l'hanno detto e non lo so ancora, adesso ho semplicemente il premio in mano, dopo uscendo fuori da questo bellissimo teatro. Forse, come tutti gli shock nella vita, dalla perdita di un caro alla vincita di un prestigiosissimo premio, ecco, la vera realtà arriva dopo. Quindi mi serve del tempo per ingranare, ecco.